Un buongiorno di quelli che gli Aquilani non vorrebbero mai più sentire, quello di questa mattina. Ore 9.9, una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dalla rete sismica degli NGV con epicentro a 2 km a sud-est di Pizzoli e ipocentro di 10 km di profondità, abbastanza superficiale da essere percepito distintamente dalle persone, ma la profondità tipica della gran parte della sismicità che interessa l'Appennino centrale. Una scossa piccola, unica, senza repliche, che però ha risvegliato la paura non soltanto a Pizzoli ma anche nei comuni limitrofi e più lontano ad Avezzano, a Campotosto, a Tornimparte. Tutte le scuole e le facoltà universitarie hanno attivato le procedure di emergenza e le procedure di evacuazione previste nel caso di scosse sismiche. Per quanto riguarda le università, dopo l'evacuazione e la sospensione delle lezioni, la protezione civile universitaria ha fatto sopralluoghi e controlli e dopo circa mezz'ora dalla scossa gli studenti sono stati fatti rientrare. Fortunatamente alla Sala operativa del Comune dell'Aquila, al Comando dei Vigili del Fuoco e all'Ufficio Scolastico Provinciale non sono arrivate segnalazioni di danni e l'Ospedale Regionale San Salvatore ha proseguito regolarmente le sue attività. Un evento sismico difficile da relazionare a una faglia delle tante esistenti in tutto il territorio aquilano, spiega il responsabile della sede dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Aquila, Fabrizio Galadini, che spiega che da solo l'evento non ha altro significato che ricordarci che viviamo in una zona sismica scandita quotidianamente da scosse più o meno percettibili. Un evento isolato per cui non c'è evidenza dello sviluppo nello spazio della sismicità e non ci sono elementi per rapportare a una determinata faglia. La nostra realtà aquilana e non solo ricorda Galadini è costituita da una sismicità sbriciolata che costituisce in fin dei conti la norma per tutto il paese. Ricordiamo infatti il terremoto dell'inizio dell'anno a Colle Longo di magnitudo 4.1 avvenuta a una profondità notevole di 17 km che ha destato preoccupazione come anche quello di 3.5 del 10 settembre del 2017 sempre nella Marsica. Un rapporto con la sismicità il nostro Gagaladini che ha molto cambiato negli ultimi dieci anni.